Ok. Carissimi. Ciao ragazzi. Oggi siamo qui col grande Franco Scandale. Vi racconteremo un episodio vero, ma di quelli incredibili. Era 1985 e noi 75-86 eravamo alla palla del cinema, sì, e andavamo spesso a Roma a cercare di contattare case di produzione, io e Corrado Tomaselli, che sì, è il nostro amico, sì, che appunto faceva parte del Quaderno Etrusco. E un giorno, un primo pomeriggio, erano l'una e mezza, le due così, eravamo sul Lungotevere e abbiamo suonato una casa di produzione, una delle tante, e siamo venuti a aprire una ragazza, avrà avuto 25-30 anni. Una trentina, sì, sì. E è molto gentile, dice, lei faceva documentari, dice, ma avete in mente un soggetto? Perché noi abbiamo improvvisato una storia. Lei sarebbe passata poi, ed è passata a girare il film, proprio. Sì, lei va a passare alle fiction. Faceva documentari. Sì. E quindi ha ascoltato questa storia ambientata in tre episodi, una incentrata su di me, una su Corrado e una su di lui. Sì, sì. Questa ragazza poi venne a Genova, perché voleva girare il film veramente. Due notti. Racconteremo un'altra volta come sì, finì, però sì, il fatto sta che è che venne, e questo episodio, l'episodio più divertente era il terzo, quello incentrato su lui, che riguardava un famoso regista di cui non faremo il nome, Albertone. Ora vi raccontiamo com'era la scena, perché è una storia vera quella della racconta, poi vi diciamo come sarebbe stata la correzione. Sì, semplificata, abbreviata, non vi raccontiamo tutta la trama del film, vi diremo il finale, vi diremo la cosa. Sì. Allora, si usciva dalle scuole di recitazione, giovani, e in quegli anni erano molto precisi le cose, erano molto ben fatte le cose, davano anche la lista dei vari registi da poter contattare per proporre provini, audizioni e tutto il resto. Io avevo una grande venerazione, io adoravo molto questo Albert, non posso dirmi, sì, va bene, lo vedete dietro, però per correttezza, diciamo Albertone, e non sapevo come essere simpatico, come allacciarlo, e mi venne in mente di chiamarlo una sera, ma vista la timidezza, allora mi uscì questo personaggio. Una sera? A mezzanotte. A mezzanotte, in una cabina telefonica. Sì, loro, gente di spettacolo a quel livello lì, non è che andavano a dormire alle 6, Andavano a dormire alle 8. Però abbiamo scoperto che andavano a dormire alle 8. Dopo. Allora io... Mi hai accorciato la vita. Sì, ho chiamato, ho sentito, pronto, sì, pronto. Io, buonasera, signor Albert, permette di studiare istante. Volevo dire che sono a Roma fra pochi minuti, che porta giù il bruschetta, quattro galline, con i freschi per lei, si può fare una bella frittata. Ma non ho capito, ma con chi sta qua? Ha sbagliato numero? No, Albert, il registro. Ma no, va bene, ma lasciamo perdere il registro. Scusi, mi stavo quasi dormendo. Vabbè, insomma, le fresche, dal porgio subito, il coniglio, le belle già, la VAP, con di bel prodotto, la sempre, fatto bene, ma non ho ordinato nulla. E così andò avanti per circa un anno e mezzo, con una simpatia enorme, tanto al punto che poi, io credo di essere stato al punto psico, al punto che lui aspettava la mia telefonata. Voleva praticamente non dormiva. Come mai non ha chiamato ieri sera? Io mi aspettavo, ora questo mi manda a farmi peggio, chiamare le guardie, mi dicono cosa sta facendo. Invece no, si era proprio affezionato a questo, non so perché, e a questa persona. Per me sicuramente capiva che era un gioco da una persona buona, dai. E quindi la cosa finì. Negli episodi di questa produttrice c'era questa storia mia con questo scherzo telefonico, che però sarebbe finita. Lui lo raccontava in un'osteria agli amici, no? Tipo Borgataro. E noi lo prendevamo per un pallonato, una sì, cosa male. Alla Nieto d'Avoli, no? Bravo. Solo che a un certo punto dietro di lui si alzava un distinto signore con il basco in testa, gli occhiali. Alla fine, cosa tartaruga, no? La francetta scritta la francetta. Esatto. Si avvicinava a lui, gli dava, mi guardava, mi pensava, gli tremavano le labbra, e poi un sonoro ceffone. E chi era costui? Albertone. La vendetta di Albertone nell'episodio. Si sarebbe prestato per fare. Chiaramente era il finale dell'episodio, poi c'era l'altro suo episodio che era off Gorbaciov, c'era anche La tuga non muore di Corrado. Ed erano molto surreali, però potevano essere un film veramente interessante, era veramente intrigante. Dio non volle o noi non volemmo,
o ci sta no, non eravamo all'altezza di un lavoro così. Cioè, ci spaventò, sì, avevamo delle storie familiari, ma ci diede un po' di pathos, mentre gente avrebbe pugnalato la cugina Fernanda, noi ci spaventavamo. Però fu divertente quando tutti questi nostri amici che erano coinvolti nel film, che non credevano nel fatto, vennero a casa di un nostro amico dove questa ragazza era alloggiata, la conobbero, era veramente, e questa ragazza poi l'anno dopo è passata alla Fiction, e tuttora è una regista produttrice grossa di Roma, che non faremo il nome perché è un'opera grande, è anche un'ottima persona, simpatica, chiara, molto, ci giochiamo, ma questo ve lo raccontiamo in un altro vlog, basta, ciao. Chiudo. Io sto ancora aspettando che mi manda le patate, le carote, il cipolle, il conin e il galino, perché non ho più visto niente, capito? Grande, un mito, ciao, grazie.